Miriam Planas, la fata, e di Jan Lucas, il timido e passionale Indaglia delle Fate. Intanto volevo dire a Miriam, la tua esperienza sul set e di cosa parla il tuo personaggio? La mia esperienza è stata magnifica perché c'è molto amore e anche molta passione. Allora tutto questo è magico. E il mio personaggio, io sono una ragazza, sono una fata, ma non lo so. E allora ho molti, molti problemi, ma perché è come una scoperta per me stessa, ma anche sono una ragazza normale, devo fare le cose del teenager. Ecco, cosa fanno i teenager, appunto? Dimmi. Cosa fanno i teenager? Ah, l'amore, tu sai, gli amici, gli amici e tutto questo, il teenager. Senti, parli pure italiano, come mai? Mi piace tantissimo l'italiano e lo faccio alla facoltà, lo studio, sono studentessa alla facoltà di Barcellona e anche mi piace moltissimo la letteratura e la storia dell'arte. Roma è un luogo magnifico. Senti, in questa serie si parla pure di giovani e problematiche dei giovani, di adolescenti. Secondo te, come vedi questo aspetto? Credo que parliamo de, ¿cómo se dice? Haciendo la traducción. Hablamos de muchas cosas, nos enfrentamos a digamos, problemas de todos los jóvenes más mayores y menores. Parliamo di molti problemi, non solo dei giovani, ma anche delle persone meno giovani. E quindi tutta la situazione della vita quotidiana che può creare dei problemi. E anche con il componente ingrediente magico. Come per esempio la nostra storia è come intervenuta Intervenuta. per, voi vedrete, per Coco, e questo è come normale nella realtà, ma anche come una cosa magica. Quindi tutti vogliono Dalia. Voi vedrete. Grazie. Invece, Jan Lucas, il tuo personaggio chi è? Mi personaje tiene una banda, es cantante, muy solidario, muy bueno, y él se enamora de Dalia, pero de su voz, no de ella al principio. Germán es un personaje muy bueno, solidale, que ha el sueño de far diventare la sua band famosa en todo el mundo, y al inicio se enamora de Dalia solamente ascoltándola en la radio, no di vista. Hasta que un día canta, la conoce y se enamora completamente y empieza a ser su amor platónico. Poi un giorno la conosce mentre si sta esibendo e si innamora follemente e diventa una specie di amore platonico tra i due. Y bueno, ahí comienza su historia de amor, así que espero que la sigan. Quindi comincia la sua storia d'amore e spero che la seguiate. Ma nella vita siete anche fidanzati? No, Come? siamo amici. Sì, sois novios nella vita. No, no, amigos, amigos. Senti, che cosa ti porti dietro di questo set? Che te dejo, Dalia? Dalia me deja una experiencia hermosa porque conocí muchos amigos, se formó una familia de diferentes países, España, Argentina, Chile, Italia, aprendí mucha cultura. Dalia lascia una famiglia internazionale con tantissime culture diverse, un'esperienza indimenticabile. I problemi dei giovani, secondo te, quali sono? Yo creo que el problema principal es que tenemos que aprender de la experiencia y escuchar, saber escuchar más que nada a la familia y a los padres. Il problema principale è quello di saper imparare dai propri errori e quello di bisogna tanto ascoltare la famiglia e le persone più grandi per imparare. Ecco, le canzoni, la voce è la vostra oppure avete cantato voi o c'è stato qualcun altro? Sempre la nostra voce. Sì, esa entendí, sì. E la colonna sonora è magnifica, è perfetta per me. Grazie e dateci l'appuntamento. Come Dalia e l'11 di giugno. Ah. Dalia l'11 giugno a mezzogiorno e 10 Doce, doce y diez sì, y sulla 5. la cinque. Grazie. Grazie mille.